Ragazzi, riprendiamo allora. Ok, lei non c'è un cazzo. Questa è l'unica strada. È l'unica. È l'unica, io sono fottuto. Ah! Faccia di merda! Ah! Ma sei proprio una testa di cazzo! Ne? Non mi pare normale, guarda, sta battendo la... Batti ancora! Dai, procurati un bel trauma cronico, testa di cazzo, te lo meriti! Se lo meriti come? C'è qualcosa. 237. Perché? Due, tre, sette illuminato. Magari una stanza che si può aprire. Sta ancora battendo la testa. Continua a battere dolcemente la testa. La tua musica mi piace. 237. Minchia, non è che si legge. Quella. No! No, no, brutto bastardo, mi è chiuso dentro! Ti odio! Mi ha chiuso dentro! Posso andare sotto? Dimmi sì. Cioè, non può andare sotto. No! Ciao bello! No, vaffanculo! Levati di mezzo! No, non sono tuo, succhio! Sì. Vai a fanculo. Tu a quello stronzo. Mi ha chiuso fuori quel bastardo e continua a fare testate. Spero che tu possa. No. Dove cazzo vado? Qui in mezzo. Speriamo che lui non possa passare qui in mezzo. Cristo. Oddio. C'è il tempo di farmi una cagata. Piano, non c'è fretta. Oh Cristo. Mi fanno sempre le sorprese. Cos'era quel cazzo di rumore? Forse era il mio telefono. Ma perché? No. Chi cazzo è passato? Fottiti! Io chiudo. Oh. Ok. Con calma. Oh! Una lettura! Oh, bene. Peccato che non sono seduto sul cesso, se no la leggerei ancora con più calma. Clinica psichiatrica Markov, progetto Wall Rider. Mondo bla bla bla, data di inizio. Età del paziente 36 anni, sesso maschile. Stato della terapia. L'attività del motore morfogenico è al minimo e solo a estremi livelli di terapia ormonale. Fase 5 e 6. Nei sogni si ripetono costantemente immagini di isolamento e tradimento. Nessuno stato lucido. Diagnosi. Accumuli bronchiali di elevata entità coerenti con pazienti con precedenti utilizzo di tabacco e marijuana. Attività REM estremamente bassa. Note sul colloquio. Al momento del colloquio Frank pesava 70 kg. Ricovero da 103. Era letargico e non reattivo, mostrava interesse solo nel modello di ipnoterapia. 9. Wernick. Bere sangue dal petto di un uomo addormentato. Ok, bello. Continua a rifiutare di lavarsi o di radersi se sono sotto anestesia totale. Afferma, se non posso partecipare non posso condividere. Chi è che l'aveva detto sta stronzata? Raccomandata nutrizione forzata per il signor Manera. Se non si riesce a trovare qualcosa per che gradisca mangiare. Clinica psichiatrica. Oh. Bello. Chi è che l'ha detto? Mi ricordo che l'ha detto qualcuno sta frase. C'è nessuno? Go away. This is my place. Ok. You gotta get me killed. Fuck off!
Ok, tu dovresti essere la guardia di sicurezza. Io non c'ho un cazzo da fare. Posso aprire la porta? Merda, di qui non posso proprio andare. Ancora! Lo sento quello stronzo. Il problema è che non so dov'è. Eccolo. Lo volevamo? Eccolo. Oddio, spero che non mi veda qua sotto. Merda! Merda! No, Gesù Maria. Minchia, non lo vedo passare. Però sento rumori. Sta arrivando, mi pare. Vabbè, io esco. Rientro. Non so dove diamine devo andare, non lo so proprio. Beh, non posso rimanere sempre là sotto. Ok, di lì proprio no. Perché la musica aumenta? Che nervi! Chissà dov'è quel coglione. Ah, io sono arrivato da lì, ok. Ok, sto iniziando un po' a capire dove andare, più o meno. Ok, lo vedo, lo vedo. Oh cazzo. Non venire da questa, ti prego, grandissimo. Vai a ammazzare qualcun altro, testa di cazzo. Ok, allora. Oh merda. 7.000 dollari, ma che cazzo, puzzo? Qui è chiuso. No! Scusa, indicazione! Dove cazzo vado? Ragazzi, proprio non lo so. Benedetto il giorno in cui decidi. Non venire da questa, ti prego, gira, gira. Ti prego, fermati lì. Fermati, ammazzati. Troverò un altro modo. Ok, se lo dici tu. Forse è il caso di controllare queste altre porte. Forse era il caso, sì. Chiudi! Ma non c'è una merda! Dove diamine vado? Seriamente, non so dove cazzo andare. Potrebbe essere...
So che potrebbe essere sotto il mio naso la via d'uscita, ma non la vedo. Io spero che la batteria di quella merda che ho in mano si consumi. Ok, diamo un'altra controllata. Qui non c'è proprio niente. E ok, va bene. Ma dannazione, ci sarà una via d'uscita. Qui, qui. Non ho controllato. C'è un cazzo, non c'è un cazzo! Niente, niente! Oh. Oh sì, bevi. Vado all'altra, grazie. Non è che questo computer si può utilizzare, ho i miei dubbi, ma... No! Suka! No, non so dove cazzo andare, è impossibile! È impossibile! Dove cazzo vado? Sempre la stessa zona di merda! Finisco tutte le batterie e Pino l'uno mi crocifigge. Merda. Come diamine faccio a liberarmi di questo coglione? Non lo so, cazzo, non lo so. Non lo so, cazzo! Oh, che nervi! Sento che passeggia. Boh! Andiamo con calma, questa zona l'ho vista sempre di corsa, magari c'è una strada e non la vedo. Cioè io... Cazzo, ma prende questo estintore e sbatterglielo nel muso, no, eh? Stanza del... Vaffanculo, ecco! Come merda salgo? Sì! Vai a cagare, ce l'ho fatta. Spero che non si rompano le assi perché sotto c'è. Finalmente! Finalmente! Beh, c'è. Adesso è impossibile che mi raggiunga perché siamo divisi da una stanza dei guest. Forse ho fatto una stronzata, era meglio non. Chiuso, ok. Ma tu mi prendi in giro, vero? Sento rumore. Cioè, aspetta, allora, un attimo, io ho chiuso il gas. Ah, c'era il tizio, è vero! Quanti scommettete che me lo trovo davanti? Pronto a darmi la legnata nel cazzo. No. Ehi là, bello. Oh.
sarà mai? Devo capire dov'è. Eccolo, eccolo, eccolo il bastardo. Chiudi. Succa che me ne vado, succa. Oh. Non mi prende più. Raccolto una batteria. Wow, me ne faccio molto di una batteria. In realtà me ne faccio qualcosa. Visto che la sto usando in questo momento. Minchia, ci sarà un modo per farlo fuori sto bastardo. Mi sta sul cazzo in una maniera assurda, ve lo giuro. Hello, faccia di merda. Questa porta è sprangata, ok. Sono tornato indietro. No, forse no. Ah. Com'è l'acqua, buona? Ok, allora. C'è il tizio qui che era morto. Oddio, spero che tu sia vivo. Oh. Ottimo. Sta salvando o caricando entrambi. Ok ragazzi, riprendiamo. Allora qui non si vede un cazzo di niente. Oh merda, io vado nella porta. Non vedo un cazzo! Se attivo la... la visione... Non ci credo, è anche qui! No! No! Non ci credo che sia pure qui. Non ci credo. Merda! Chiuso. Dannazione! Dove cazzo posso andare? Ah. Di certo non rientro lì. Ah, qui è chiuso! Qui fammi ricontrollare velocemente. Qui è proprio bello chiuso. Non posso passare nemmeno di lì. Cristo, Cristo. Di qui non sono passato. Sinceramente non volevo passarci. Però c'ho la porta aperta. Tracce insanguinate. Minchia, questa nebbia è troppo fitta. Mi aspetto merda. Aspetto merda, non lo... Che diamine è successo? Oh. Ah, fatto a pezzi. Mi dispiace per te. Merda secca. Oh, io non so dove... Non so dove diamine sto andando. Non so dove cazzo sto andando.
Dimmi che è aperta. Fanculizzati, è chiusa. Posso andare qui? Sì. Dio, fa che questa nebbia sparisca presto. Me ne voglio di fare così. C'è nessuno? Friendly? Faccio come faccio in Daisy. Friendly? Non vedo un cazzo. Ecciu! Questo qui sarà amichevole. Oh, per una volta non sono riuscito a sfondarla la porta. Ma lo posso usare il telefono? Cazzo, sembrava che si potesse utilizzare. Dai, qualcosa la puoi fare. No, non si può utilizzare. È che lo vedevo marchiato un po' di rosso. Non ci credo. Sono finito. Devo arrivare alla torre radio. Aspettate, c'è qualcosa che mi sfugge. Sono arrivato fin qui per un cazzo. No. Questi così non si possono spostare. Devo tornare indietro per forza. Sento gente. Cazzo è quello? Sta cercando di giocare a basket? No, questi sono i documenti. Le note. Sta giocando da solo e sta perdendo. Questo è il gioco. È provato matematicamente. Se si aggiunge 1 più 2 più 3 più 4 più 5 così fino a via fino all'infinito, si arriverà ad avere una risposta. Se ci si ferma, intimiditi dall'infinito, si avrà un numero estremamente grande. Se si continua fino all'infinito, si arriverà a meno... Vabbè, negativo che si ripete. Sto perdendo la mia presa sulla realtà. Lisa sta pensando a quanto... A quando ho guidato fin qui con te. 650 km in un furgone noleggiato. Finalmente la possibilità di un lavoro per pagare i debiti, le bollette, le assicurazioni sanitarie. I bambini dormivano sul sedile posteriore e non avevano nient'altro che una radio AM. Ascoltavano solo musica, gospel, country e a volte programmi radio notturni. Cantavamo le canzoni di Plastic Lane e ridevamo delle cospirazioni di alieni e fantasmi. Chilometri sul contatore illuminati dai fari. Non voglio morire qui. Ok. Ciao là. Ok, qualcuno ha aperto la porta. Ti ringrazio. Questo è morto in una posizione molto comoda. Merda, io dovrei entrare là dentro. Qui dove porta? Altra guardia morta, qui è chiusa, fanculo. Perché la... Là dentro che cazzo c'è? Ah no, niente. Mi ero fatto questo viaggio mentale. Credevo che stessimo entrando nella zona dove c'era il tizio che stava giocando a basket da solo. Ma devo... Ok, devo saltare come? Che cazzo succede? Fottiti testa di cazzo! No, non puoi entrare. No, non puoi entrare. C'è un tasto per togliermi il cazzo e sbattaglielo in testa. Vattene, mastro lindo. Vattene, non vogliamo i tuoi saponi. Oddio, ma qui c'è il nulla. Cioè, mi dovrei buttare del nulla. Pur di morire. No, non c'è il nulla. C'è questo. Ok. Qui
tutto perfetto. Finalmente la nebbia dovrebbe sparire. Io mi aspetto qualcuno che esca da lì. No. Salvataggio. Bene. Chiuso. La recinzione l'hanno aperta a morsi. Oddio. Ho letto sembra nervoso, io vorrei ucciderlo. Non dovete per forza, signori miei. Dove cazzo merda sto andando? Questi erano i fratelli col cazzo di fuori. Devo vedere una minchia. Forse non mi fanno niente. Non si vive di forza però. Lì c'era una porta e l'ho superata. Sono un coglione. Scusate ragazzi, entro qui. Non mi seguono, bene. C'è di buono questo. Questo qui sta ancora giocando. Cioè, guardate le mani. Attaccate, sembra Tremors. Cazzo, non ci credo. Ci hanno lasciato la testa! Hai fatto punto? No, oh Cristo, guardate là sopra. Posso andarmene? Oh, io me ne vado. Andate a fare in culo. C'erano i fratelli col cazzo di fuori che stavano venendo da questa parte. Me li ricordo quei due. Torre radio, magari... Sfrondala! Sfrondala! Oh, almeno qui è tranquillo. Fai leggere. Allora, Curtain, ne abbiamo un altro. E non sono sicuro che sarei in grado di bollarlo semplicemente come disordine da stress da vicinanza. Da stress da vicinanza. Una guardia di sicurezza nell'amministrazione è l'ultimo impiegato che ha iniziato a vedere le favole di Wernick. Non è mai stato direttamente esposto al motore, non è mai nemmeno stato al di sotto del livello 1 dell'edificio. Sarebbe una grave violazione del protocollo della sicurezza se i dottori parlassero dal Wall Rider vicino a una guardia di sicurezza. E sembra davvero improbabile che abbia scoperto per caso una così ignota figura mitologica. È molto simile al caso del dottor Samuel o degli altri prima di lui. Una cosa è se personale medico, precedentemente sano, cade vittima del... allucinazioni dei suoi pazienti. Tutt'altra se queste credenze sono, non so, trasportate nell'area. Dobbiamo parlare di persona. Quindi cioè aspetta, io sono arrivato fin qui per cosa? Mi ricordo che dovevo andare alla stazione radio. Ma scherzi, sono entrato qui per cosa? Ah no, passando da questa parte. Sento gente. Qualcuno è incazzato. Oh Cristo! Oh, mi è passato uno a fianco correndo. Gesù Maria. Continuo ad andare sopra. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Ok, almeno lui è sano. Più o meno. Chi si è divertito a ribaltare tutti i telefoni? Oh Gesù Maria. Ma avete visto?